Palermo è una città bellissima, c'hanno tante cose da vedere, è molto molto culturale tutta la città e gente sono molto molto aperti, sempre gentili, mi hanno sempre dato una mano e quindi ero sempre felice di essere qua e sì, era veramente una bellissima esperienza questa. Mi ha impressionato che sempre vedo nella strada che tutti parlano insieme, c'è sempre le chiacchiere, quindi sono tutti molto molto aperti, si trattano bene, sono sempre gentili nei ristoranti, quindi per me era sempre bellissimo andare in città, ci sono tante costruzioni molto molto con la tradizione storica, quindi anche questo aspetto mi piace molto della città. Descriverò la mia città sur sé come un piccolo paese che rispetto a Palermo forse è un po' più organizzato, però con meno storia, meno tradizione, è veramente qualcosa di diversa, però anche lì a sur sé la gente si trattano bene, c'è il valore della famiglia anche c'è in Svizzera, quindi anche ci sono aspetti che si assimilano nella vita. E le piazze che ho giocato con i tifosi era sempre molto molto caldo, molto appassionate, quindi anche a Bergamo ho trovato un ambiente molto caldo con i tifosi e mi ho trovato sempre bene con i tifosi di Bergamo, anche i tifosi di Palermo sono molto molto caldi, molto appassionati, ci hanno sempre dato una mano e quindi sono sempre vicini da noi e si sostengono sempre molto bene. La scelta di vivere a Mondello è nata perché ho trovato lì un bel appartamento che mi è piaciuto tanto e poi anche la vita è un po' più calmo, più tranquillo e anche sono vicino al mare, quindi come io sono un svizzero quindi non ho visto tante volte il mare nel mio paese, quindi per me è un'esperienza indimenticabile per me. La storia mia nel calcio inizia quando ero piccolo, sempre con una palla nel piedi, quindi sempre volevo giocare in ogni minuto e questo veramente da piccolo. E poi sì, ho fatto la mia strada con Surse nel settore giovane, poi ho fatto il cambio a Lucerna e sono cresciuto così, e sempre con la passione, con l'amore per il calcio. Avevo un infortunio quando avevo 17 anni e lì pensavo la prima volta che forse non lo posso fare perché era qualcosa molto molto nuovo per me essere infortunato e non poter giocare e quindi questa era un'esperienza molto brutta per me, però dopo dopo l'infortunio e l'ho visto che si può andare in avanti, ho pensato che forse adesso ce lo posso fare. L'idea di essere centrocampista è nata perché io avevo sempre la voglia di avere la palla, di fare il mio gioco e di essere sempre presente nell'ogni azione, quindi questo era per me sempre fondamentale e così mi è piaciuto sempre il calcio, quando io potevo fare un'azione, difendere però anche attaccare. Mi chiamano professore nello spogliatoio perché ho fatto un'intervista con il Corriere dello Sport che ho detto che adesso sto studiando psicologia, però adesso io ho detto sempre che non sono professore, devo ancora fare il mio laurea, quindi è una strada molto lunga, però mi piace molto studiare, mi dà un cambio nella vita, mi dà altri aspetti e mi piace molto. Da bambino ero sempre molto attivo, sempre molto felice, ridevo sempre
e anche sempre con la palla, ho giocato sempre o tennis o fatto qualcosa con la palla diversamente, quindi ero sempre molto affascinato per lo sport e molto attivo. Parlavo forse un po' troppo nella scuola, però sì, un bambino molto molto felice. L'amore nella mia vita è un aspetto molto importante per me, perché io sono adesso lontano anche della mia famiglia, della mia ragazza, quindi noi non ci vediamo tanto, però siamo sempre vicini nella testa e con le nostre emozioni, quindi per me è un aspetto fondamentale anche per essere tranquillo qua, per sapere che ci sono le gente che stanno vicino a me e insieme per me io posso fare qualcosa nella mia carriera che non aspettavo. I magazzinieri e i giocatori palermitani che parlano veramente il dialetto per me è molto molto difficile da capire, perché io sto già soffrendo con la lingua italiana, quindi il dialetto è molto molto difficile da capire, però alcune parole le capisco.